Oggi fa freddo, quindi. Ah, ora si sta molto meglio. Se avete perso un pastore del presepe, quello è Vittorio. Vittorio il pastorello. È Vera la pecorella. E anche Bianca. Oh no, no! Oggi andremo a vedere una serie di foto che stanno su internet, quindi le ho trovate così, ho detto perché non farvele vedere? Una compilation di animali che fanno casino. Solo per la parola casino dovremmo vederlo. Ci vuole meno di mezzo secondo a mettere mi piace a un video. Meno! Beh, come se a me importasse qualcosa di mi piace. Un pochino. Ma in poche parole, quel cane ha appena distrutto un iPhone 5 che era arrivato con il corriere. Ma i padroni sono degli imbecilli. Come cavolo fanno a non controllare che è arrivata la posta? Poi, quando il tuo animale domestico cerca di darti una mano a fare qualcosa di utile, cosa poteva succedere con un animale a contatto con un albero di Natale? Di certo non stiamo parlando di Vera, no? Lei non ha distrutto assolutamente niente. No, Vera, la palla dell'albero di Natale, no! Devi darmela! No! Ridammi! No, 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 non ti parlo. Aiuto, come si fa in questi casi? C'è un manuale? Vera, ridammi! Per favore, dimmi che non l'hai bucata, perché mamma ci ammazza se la buchi! Guarda qua che faccio! Vai! Dov'è? Dov'è? No, io non so dove. Vedi, questo si chiama essere gentiluomini. Vedi, Vera? Bisogna essere. Ma Vera è una femmina, non vale questa cosa. Fin dall'antichità gli animali rompevano le scatole. Pure c'era questo scrittore che stava scrivendo il libro. Poi il gatto è entrato nell'inchiostro e ha rovinato tutto quello che stava scrivendo. Vera, non essere triste, per favore, non sto parlando di te. Per il momento noi ancora non abbiamo questo problema, ma tra qualche anno Vera crescerà, raggiungerà il letto e dirà: sveglia! Ah, me la mangio tutta io. Ah, davvero? E allora ti affogo là dentro. Com'è? Buona? È buona? Sì, sto cercando di simulare quella scena. Vera, è tutto normale, tranquilla. No, ma secondo voi questo non sembra neanche un gatto? Guardate, è una posizione stranissima. La faccia sembra. È Venom, è lui! È Venom! Oddio, guardate. Sta sotterrando la faccia di un altro cane sotto la sabbia. Forse è convinto che quello è uno struzzo. Sì, tu sei uno struzzo. Vai, mettiti la testa sotto la sabbia. Ah, aiuto, non respiro. Che cosa no? Quel cane si è solo addormentato per un periodo molto molto lungo, non è successo nient'altro. Poi si sveglierà. Non so se dobbiamo essere più stupiti di quella beluga che sta sputando acqua addosso a quei bambini così. Ma guardando quello spruzzo, come cavolo fa ad andare verso l'alto? Cioè la gravità lo spinge verso l'alto e non verso il basso, perché guarda, si è incurvato così. Ma come cavolo ha fatto a sputare in quel modo? Cioè avrebbe più senso se fosse così. Questa qua doveva essere una foto felice, normale, di famiglia, no? Con il cane. E invece in quel momento quel cane sta, credo che stia affogando forse, sapete? Diteci! Ah, che bella, sarà una foto stupenda. Aiuto, per favore, salvatemi! Direi che questa posizione è molto scomoda per dormire, per il semplice fatto che se quel cane dovesse fare qualcosa, tipo, non lo so, ecco, lui diventerebbe sordo perché ce l'ha proprio vicino, proprio azzeccato a lui. No! Ragazzi, pensavamo che i procioni fossero i ladri. Invece no, le papere sono ancora peggio dei procioni. Cioè, questo piccolini lo distraggono, ti distraggono lei. Le dici, quanto siete carini. Poi con quella faccia che proprio è l'allegria in persona. Ma manco il cibo rubano, rubano i dollari, proprio i soldi. Cioè, per andarsi a comprare le vasche idromassaggio. Ehi, questa foto ci ricorda vagamente qualcuno. Manco a farla apposta, quel gatto ha gli stessi identici colori di Vera. Color provola, provola affumicata proprio. No, questa foto è no, credo che sia la foto dell'anno, 2018. Cioè, quel pappagallo tipo sta entrando nella fontana di cioccolato. Vera, non mangiare il mouse. Stava mangiando il mouse. Quel pappagallo sta entrando nella fontana di cioccolato. E tipo così, ah, che buona. Poi sembra che stia affogando. Ah, scotta. È diventata una colomba di cioccolato. Capito? Faccio schifo, la devo smettere con queste battute. Sembra soltanto un idiota. Adesso vado a piangere da mia mamma. Mamma, come procede il lavoro per catturare i fantasmi? Che c'è? Dovevo piangere per una battuta. Vera, prendi la pallina! Prendi la pallina! Vieni qua!
Guarda. Oh. Ma questa foto non va contro le leggi della fisica? Perché come fa quella ragazza a saltare con le ginocchia? Come ha fatto a fare quel salto del genere? Ok, la capra, sì. Questo cane sta giocando nella neve, in poche parole. Era già così quando sono arrivato io. Non c'è niente di strano. Io ero qua e questa... D'accordo, forse ho fatto un po' di casino, ma... Entrate nel bagno e trovate questo gatto che vi ha appena distrutto tutta la tenda della doccia là vicino. Ma lui è un artista, perché in quella tenda ci vede una caverna di ghiaccio. E tu gli dici, no, non si fa. E lui cosa fa? Continua ancora a distruggere tutto, sì. No, ragazzi, doppiamo questa scena. La la la, quanto è bello andare in piscina. Oh, voglio giocare anch'io, come funziona? No, per favore, ti prego. Sembra divertente questa roba qui. Ma dove è finito il mio padrone? E nel frattempo quello è diventato una ragazza. Giochiamo ad indovinare cos'è che non va in questa foto. Vediamo un acquario vuoto con dentro sabbia, rocce, una salamandra e ancora rocce. Quindi l'intruso è quella salamandra. Di certo non è quella roccia grossa là nell'angolo tigrata che sembra quasi essere un topo gigante. Ragazzi, ditemi che non sono l'unico che, vabbè, ci sta il gatto che si sta distruggendo mezza cucina soltanto per crearsi una sua cuccia. Ma non vi sembra anche a voi tipo una lingua? E quella tipo sono gli occhi, quella è la faccia e quella è la lingua. Che c'è? Ci sta mia mamma che mi dice: ehi Vittorio, puoi venire a darmi una mano a scuotere i panni? Andiamo subito! Ok, non sappiamo se essere più scandalizzati da quel gatto che sta per staccare la spina e far finire la festa, o quella specie di coniglio là in fondo. Ma è un peluche? A tratti sembra e a tratti non sembra. Ha usato della dinamite quel pappagallo per fuggire da quella prigione? Oppure tiene la beccata sonica proprio che distrugge tutto quello che incontra? O forse sta di padrona a ricreare quella foto e per fare mi piace facili su Facebook, che quando dici al tuo gatto non toccare quella scatola di biscotti, capito? E lui dice sì, tranquillo, poi 0,5 secondi, riapri la porta e lo trovi così. No, ho capito sederti sopra i gatti, però pesi 500.000 kg, quello gatto starà soffocando là sotto, forse. No, ragazzi, ma secondo me io ho mangiato qualcosa di strano, ma quel gatto non vi sembra uno squalo con la pinna? E guarda, è lui! Invece no, quello è il seggiolone del bambino. Ma poi perché quel gatto stava così? Cosa stava cercando di fare? Mangiare la minestra del bambino? L'omogenizzato! Vera, mangia l'omogenizzato! E anche un pochino... Non, niente. Quando i tuoi amici ti prendono in giro, ma tu sei troppo stanco per reagire, ecco, succede quella cosa. Sì, sono arrabbiato, ma non ce la faccio. Vedete, anche questo succede quando non prestate attenzione ai vostri animali, che loro vanno direttamente sull'antenna e ti staccano tutti i fili e tutto il resto. Non so cosa succede oggi, ma quelli non sembrano degli sci. Sembrano che stia sciando, tipo così. Ok, è arrivato il momento di fare i detective. Analizziamo la scena del crimine. Ci sono delle piume sul pavimento e c'è un cane là vicino. Questo significa soltanto una cosa: che ancora dobbiamo mangiare. Il cane si sta trasformando in un pollo. O il cane ha mangiato un uccello. O meglio ancora, ha distrutto un cuscino e niente. No, questa foto sbagliato video. Doveva andare in quello là un secondo prima di un disastro. No, in questo, perché effettivamente, immaginate cosa è successo. Penso il signore sarà caduto in acqua, la signora si sarà preoccupata e l'oca starà scassando di botte qualcuno. No, questa è la cosa più crudele che esiste in questo mondo, Vera. Guardate, quella è tutta cacca di piccione. Si può dire cacca su YouTube? O mi segnalano il video? Non dovrebbero, vero? Non fatelo, per favore. Stai per goderti il tuo spuntino, ma viene qualcuno a romperti le scatole. E quel qualcuno sicuramente non è questa personcina che sta a fianco a me, perché questo non succede mai a noi, vero? Gnam gnam, che buono. No, vedi? Vedi, non puoi mangiare niente, che lei viene a... Aia, no, la telecamera, stavi rompendo la telecamera. Seduta. Guarda. Prendi. Vai. Vieni qui. Oh, miam, nom, nom, nom. Che buono questo panino. Oh, oh, oh.
il Krabby Patty gigante. La batteria si sta scaricando, quindi questo significa solo una cosa: che qua troverete il mio profilo Instagram, vediamo fino a quando riesco a parlare. Allora, non andate sul nostro profilo Instagram di me e Vera, perché se lo fate vi arriveranno troppi mi piace e qui non volete sapere cosa c'è sul nostro profilo Instagram. Nessuno lo vuole sapere. Bene, allora adesso qua ci sono altri video che potete guardare. Bene, la macchina fotografica si è scaricata, quindi c'è soltanto il microfono che funziona. Niente, vi saluto da qua. Ciao!